Per gli alunni del Santa Marta la scuola non inizia sui banchi, bensì con una protesta. Questa scuola non lo vediamo! Io sto con il Santa Marta. Noi siamo col Santa Marta. Io sto col Santa Marta. Io sto con il Santa Marta. Io sto con il Santa Marta. Con questo slogan, studenti, insegnanti e famiglie dell'Istituto Alberghiero di Pesaro hanno manifestato oggi con un corteo partito alle ore 9 dal cortile del plesso scolastico. L'alberghiero in corteo col segno del lutto. Sì, con segno del lutto perché manifestiamo il nostro dolore perché oggi i ragazzi non vanno a scuola, ma soprattutto per i ragazzi morti all'interno delle scuole. Abbracciamo tutti i ragazzi che oggi non ci sono più per causa di crolli all'interno delle scuole. È stata creata una pagina Facebook dove invitiamo tutti a mettere mi piace, perché praticamente in questa pagina Facebook dove c'è scritto io sto col Santa Marta, tutti i ragazzi di tutti gli istituti possono postare delle foto fatte all'interno delle loro scuole dove denunciano eventuali problematiche. Attraversando la statale sono arrivati in Piazza del Popolo di fronte alla prefettura con appelli e frasi scritte su striscioni in mano ai ragazzi per richiamare la politica e le istituzioni alle proprie responsabilità. Dopo il crollo di alcune parti del soffitto, infatti, molti di loro non solo non si sentono più al sicuro, ma dovranno attendere il prossimo 5 di ottobre per tornare sui banchi di scuola. Come mai oggi farete parte di questo corteo? Perché ci teniamo alla sicurezza della scuola, vogliamo essere in sicurezza quando andiamo a scuola. Lei è un'insegnante, dove andrà? Allora, io probabilmente avendo le seconde andrò nella parrocchia di San Carlo, che gentilmente il parroco si è offerto di ospitarci. E lei invece? Sicuramente una classe a San Carlo, l'altra sarà da decidere perché io sono un'insegnante di sostegno e il secondo caso deve essere ancora assegnato. Sicuramente sarò dislocata su due sedi, ma ci si adatta, voglio dire, l'importante è che i ragazzi trovino una sistemazione, noi faremo del nostro meglio per adeguarci. Comunque oggi partecipate a questo corteo per chiedere più sicurezza. Assolutamente, non credo sia solo un problema di Santa Marta, ricordiamocelo, sarebbe importante che la Regione e gli organi deputati controllassero lo stato comunque degli edifici nei quali i nostri figli vanno a scuola e credo che sia un problema ampio. Il corteo avvenuto sotto il controllo delle forze dell'ordine si è svolto senza particolari problemi. Per il sindaco di Pesaro Ricci le scuole restano in cima all'agenda e stanno lavorando per sbloccare dal patto di stabilità 30 milioni di euro. La provincia poi è per l'idea di realizzare un nuovo edificio al campus in una zona in cui il territorio è di sua proprietà. Sono a fianco dei ragazzi, dei genitori, dei docenti, credo che sia importante in questo momento essere tutti assieme e quindi vedere un po' che cosa potrà emergere da questa situazione. Che cosa sperate? Ma speriamo in un ripristino veloce delle condizioni strutturali della messa in sicurezza per poter riaprire la scuola e svolgere le attività. In un caso del genere la Regione debba fare assolutamente la parte principale, ecco, e aiutare la provincia a sistemare questa situazione. Nonostante i doppi turni siano stati evitati, molti di loro sono stati collocati in altre sedi, come l'ex Bramante a Pesaro Studi e nella parrocchia San Carlo Borromeo. Mio figlio ancora deve fare la seconda, ma diciamo che ancora in seconda non è che hanno deciso se fanno cucina o sala, diciamo fanno una cosa generica ancora. Non avranno la cucina fino a gennaio. Perciò un alberghiero senza cucina c'è poco da commentare. Anche lei è una mamma? Sono una mamma, visto quello che sta succedendo ci siamo unite con la forza e partiamo con questa cosa dobbiamo ottenere qualcosa. Sono molto preoccupata chi viene da lontano, che dovrà fare 2-3 cambi di autobus e non è facile. Siamo un po' così, un po' accampati e non è giusto. Una nuova scuola, buona scuola, non è questa. Mi dispiace, ma sono molto, molto, molto rattristata, avvilita, arrabbiata, incazzata, tutto.